Questa è la tecnica che usava la mamma d'Andrea, che si chiama insetato qui a Murano, perché c'è il pezzo in vetro che è realizzato in questo caso da Andrea, è infilato un filo di rame all'interno e poi tutto il pezzo viene montato con filo di seta. Per questo si chiama insetato. La tradizione muranese è molto maschile perché in genere sono uomini quelli che lavorano in fornace, le donne negli ultimi tempi, negli ultimi decenni si sono messi a far perle, però prima facevano solo le impiraresse. Andrea ha deciso di riprendere la stessa tecnica, che ormai a Murano non fa quasi più nessuno perché è lenta, devi fare tanti passaggi per arrivare al prodotto finito, invece qua il business è abbastanza pressante. Per realizzare dei pezzi con uno stile completamente diverso, uniti a elementi antropologici, ispirazioni esoteriche, elementi naturali. Quindi in questo caso non è realizzato direttamente da noi perché col lume, che è la tecnica di Andrea, non si possono fare dei pezzi così grandi. Abbiamo collaborato con una fornace che è Belengo Studio, con cui abbiamo fatto diversi pezzi. È stato interessante perché Belengo di solito lavora con artisti contemporanei e maestri del vetro e in questo caso, nonostante noi siamo di Murano, Andrea lavora il vetro, però siamo entrati da lui come artisti contemporanei tout court, quindi abbiamo portato il progetto, gli è piaciuto, quindi ha deciso di produrcelo. È tutto vetro, anche le formelle sono di vetro, tutte fatte a mano a vetro caldo, non sono stati usati stampi. Il vetro nero a Murano non esiste di per Il sé, titolo è quindi black, però il vetro, se lo guardi contro luce. un viola. Lo studio è fondamentale, è uno spazio indispensabile. Adesso, per noi è indispensabile, adesso molti artisti non hanno bisogno di questo, non hanno bisogno di uno spazio che contenga la loro progettualità, i loro lavori. Però nel nostro caso invece, anche perché comunque siamo molto legati a un materiale, a una materia, abbiamo bisogno di uno spazio dove poter avere tutte le nostre attrezzature. Siamo molto voluminosi, abbiamo bisogno di magazzini, abbiamo bisogno di spazi dove tenere il vetro, dove tenere le materie prime, dove avere il forno, dove avere tutta una serie di materiali che magari usiamo, poi li accantoniamo per qualche anno, li prendiamo di nuovo. Ed è anche uno spazio dove troviamo quella centralità, quella profondità per poter sviluppare i nostri lavori. Noi non siamo delle persone mondane, e non siamo presenti a tutte le esposizioni, non ci vediamo assolutamente tutte le mostre, non leggiamo tutti gli articoli. Noi selezioniamo molto, cerchiamo comunque di essere informati riguardo alcuni artisti che possono essere di riferimenti per noi, riguardo determinate esposizioni, però la gran parte del lavoro nasce proprio dall'isolamento, dalla centratura. Siamo in uno studio all'interno di un'isola e quindi all'interno di un altro arcipelago di isole, e quindi per noi questo è indispensabile. In passato passavamo anche giornate intere, settimane senza uscire, sembravamo dei tossicodipendenti in fase di disintossicazione, arrivavamo con le borse, con il cibo e stavamo chiusi qui e lavoravamo tantissimo. Come contrappunto a tutto questo, poi invece c'è la dimensione del viaggio. E la dimensione del viaggio invece è la parte dove emerge invece la parte più concettuale, è una condizione ideale, che ci porta poi a dialogare moltissimo, e quindi sono proprio questi due i contrappunti legati al nostro lavoro. Il viaggio come luogo, che dà vita e dà origine al processo creativo, e lo studio come luogo che invece dà forma all'opera, alla parte concreta. Lo studio è anche un po' uno scrigno che ti riporta veramente la tua storia, perché conserva, a volte ci sono dei momenti di riordino totale nello studio, quello che dice Andrea, bisogna sapere che una cosa è qua, che una cosa è là, a volte c'è un gran caos, a volte questo gran caos ritorna di nuovo, punto preciso in cui collocare le cose, però è comunque il punto in cui si accumula la tua storia, ti riporta sempre costantemente a quello che sei stato, è proprio, cioè quello che sei, quello che sei stato, è un po' una memoria anche di quello che fai. Il Mood, ma è questa sorta di museo del mare, è un museo a tutti gli effetti, e lo concepiamo proprio come un museo, con la didattica, con l'espositivo, con il bookshop, Una una biblioteca che si chiama Via biblioteca, a Murano. tutti, però non è legato a un singolo
singolo luogo, ha delle immersioni in luoghi diversi che possono essere degli altri musei, possono essere degli espositivi all'interno di gallerie, e possono essere come eventi, stato, talk, eventi, esatto, cose. Sì. E quindi c'è tutta una riflessione in questo senso. Poi anche in questo caso l'elemento vetro è piuttosto presente, anche se insomma non tutte le nostre opere sono in vetro, però forse il vetro è presente anche nei concetti, non soltanto come materiale, quindi alcune caratteristiche del vetro poi sono in qualche modo metafore del nostro fare. Ma Museo del Mare, proprio nel senso, da un lato attenzione che se il mare non lo salvaguardi può diventare un pezzo da museo, e non è bene, perché il mare in realtà è qualcosa di vivo, quindi musealizzare il mare è già un'operazione pericolosa pur nella bellezza dell'idea, quindi l'idea anche proprio di ragionare su questo. Dall'altro lato la forma museo, cosa metti all'interno di un museo, perché avrebbe senso un museo se io potessi a un certo punto avere uno spazio in cui musealizzare qualcosa, e allora tutto quello che ci metterei effettivamente intorno. Come artisti contemporanei possiamo, a livello di fantasia, possiamo creare quello che a noi piacerebbe se esistesse davvero. Quindi è un progetto completamente concettuale che però si concretizza in una serie di tappe. Immaginiamo che qui a 10 anni il sedimentarsi di queste pratiche legate a questa idea di Museo del Mare possa diventare qualcosa che ha un suo spessore. Quindi è proprio un progetto che si sedimenta con il tempo. Tanta parte dei nostri progetti artistici sono relazionali, quindi coinvolgono anche umanamente, realmente, altre persone. Forse però la responsabilità la trovo più legata non tanto al singolo tema che tu possa trattare, ma alla qualità con cui lo tratti, al modo in cui decidi di creare una certa situazione, di entrare anche in un semplice talk, anche in una semplice, così, un semplice momento di simposio, però puoi porre delle basi tali per cui poi il dialogo sia un dialogo di un certo tipo. Sempre hai responsabilità nel momento in cui fai qualcosa che appunto è rivolto verso l'esterno. Non è sempre una cosa positiva, nel senso che a volte quando sei giovane il peso di questa responsabilità in molti casi ti paralizza, e va coltivata anche la parte più responsabile dell'essere artista. Se senti costantemente il peso del giudizio, del possibile errore, in qualche modo tutto questo va a inibire la sperimentazione. Invece secondo me nella prima parte della carriera tu puoi permetterti di sbagliare, puoi permetterti di non azzeccare un lavoro, puoi permetterti di compromettere un rapporto con una galleria, cioè dovrebbe emergere questo aspetto qui, secondo me. Quando si è più maturi la responsabilità, la consapevolezza, e anche quando il tuo bacino di utenza in qualche modo si amplia. E allora insomma puoi anche calibrare di più, però bisogna liberarsi secondo me da questa cappa di non critica, di giudizio, che invece rende sterile il fare artistico. E sì, questo soprattutto per i giovani, perché tante volte percepiscono, noi lavoriamo tantissimo, abbiamo uno scambio costante con i giovani e molto spesso percepiamo paura. Arroganza, passiamo dall'arroganza alla paura, ma noi comunque abbiamo fallito un sacco di volte nel nostro percorso, certo. E poi da ogni fallimento siamo rinati con un entusiasmo, una consapevolezza, uno sguardo completamente diverso. Falliscono i rapporti con i curatori, falliscono i rapporti con i colleghi, falliscono i rapporti con le gallerie, e da questo poi insomma ci sono dei nuovi inizi, delle nuove rinascite. Devi farti carico del vuoto, c'è un momento di vuoto che è tipo l'apnea appunto del subacqueo, più quella dell'astronauta, però se riesci a reggere quel momento di apnea, poi il vuoto chiama tantissimo e quindi ti trovi che si riempie veramente di un sacco di cose. Il fatto di essere presenti e consapevoli nel momento in cui stai vivendo una determinata situazione, però il fatto comunque di vivere tutto quanto con presenza, concentratura, le cose belle, le cose brutte, la quotidianità, perché poi noi è di questo che parliamo, è fondamentale. Le nostre storie personali poi entrano molto, anche se a distanza di molti anni. Cioè Andrea è nato a Murano,
prima di studi artistici si è formato come nella navigazione, quindi ha tutto un sapere relativo al mare e alla navigazione, che è di Cioè uno che io a ti sa 15 dire anni tutti i volevo nomi. navigare, il mio sogno era imbarcarmi e navigare e girare il mondo, quindi parte della mia vita era focalizzata in questo senso qui. Uno dei Quindi... nostri lavori è la sua divisa da marinaio con sopra la scritta Every step is a misstep, quindi ogni passo è un passo falso, che è tutta una riflessione sul punto nave che deve fare chi naviga quando deve arrivare a un certo punto segnato sulla mappa e deve correggere costantemente la rotta. E qui torniamo Quindi al fallimento di il cui, no, famoso parlavamo fallimento, sto prima, cioè sbagliando. tu vai da un punto ad un altro e costantemente tu sei fuori rotta e a un certo punto ti rendi conto che sei fuori rotta, fai il punto nave e cerchi di ritornare alla tua direzione tracciata su carta, no? Ti ricolleghi alla mappa, ma il territorio è completamente diverso, visto che si parlava di Gregory Bateson, no? Sì, E quindi è tutto un fallimento che ti porta ad oscillare da una parte all'altra e arrivi poi a destinazione. E hai attraversato la tua rotta centinaia di volte, però è più il tempo in cui sei fuori rotta, è quello che coincide con la tua linea immaginaria. quando anche appunto si parlava della dimensione dello studio, qui lo studio è veramente, cioè è uno scrigno dentro un'isola, dentro una laguna, dentro un arcipelago, perché sono isole piccolissime, ma sono tante, un arcipelago, la laguna di Venezia in effetti concretamente. È una dimensione completamente, si fissa, la laguna ha veramente una dimensione sospesa.